Ecco, insieme al preparatore dei portieri, ma non solo, della Militese, Tonino Malacrino. Tonino, come hai visto la squadra oggi? Sicuramente abbiamo fatto un netto miglioramento rispetto alla partita da Mantea, quella sicuramente la prima partita di campionato. Io penso che sia proprio una partita a sé stante, cioè, ci sono troppe componenti, una squadra comunque ricordiamo nuova, la nostra, in tanti giocatori, e c'era da assemblare, c'era da migliorare qualcosa, e comunque io parto sempre dal presupposto che tutto è migliorabile, quindi anche la prestazione di oggi non è che ci deve fare dormire sugli allori, ma sicuramente lavorare ancora di più perché, ripeto, c'è sempre da migliorare. Bene, con questo è tutto, lo salutiamo e ci vediamo poi durante la settimana e ci divertiamo sicuramente di più. Grazie, comunque un consiglio al sito, cambiate camera, per favore. Va bene, seguiremo il consiglio, grazie. E tra gli spettatori becchiamo anche Peppe Latella, l'assessore Peppe Latella, poi non entriamo in merito poi alle questioni queste poi. Peppe, tu da ex giocatore o comunque da Melitese Verace, come hai visto la squadra oggi? Ex giocatore, dico che quest'anno ho visto una bella squadra, nel senso che rispetto all'anno scorso c'erano un po' di veterani, diciamo, veterani per modo di dire. C'erano i gruppetti, c'era qualcuno che, da quello che ho capito io, facevano la La lobby, lobby, le lobby, anche le lobby anche qua. anche nel piccolo ci Nel sono. piccolo. Qui ho visto un gruppo abbastanza giovane, voglioso, e quindi credo che quest'anno la Militese con i giovani farà. Ho visto che negli allenamenti sono anche i ragazzi della calcistica, alcuni ragazzi della calcistica, quindi significa che la Militese punta ai giovani soprattutto, e non ai grandi nomi, perché a volte i grandi nomi non portano i frutti che uno vuole. E quindi faccio un applauso al nuovo presidente. Tra l'altro, sono contento che si sono riuniti anche col Calcio a 5, quindi diventa una società ancora più grossa e più importante. Della serie, se l'unione fa la forza, sicuramente sì. Noi dell'amministrazione gli staremo ancora più vicini. Abbiamo fatto una struttura ancora più bella. Sì, e alcuni particolari sono stati migliorati, quindi insomma, è sicuramente piacevole seguire una partita di calcio, anche l'occhio vuole la sua parte, sicuramente in questo. Una cosa importante è che, anche se hanno avuto il passo falso della prima partita, che poteva anche capitare, si sono subito riscattati con un 2-0 secco, quindi porta bene, quindi in bocca al lupo ai ragazzi. Che pensi, che questo campionato la Melitese può fare un campionato di vertice? Ma la cosa più importante è, soprattutto considerato che il gruppo è giovane, è mantenere la categoria. Se poi ben venga Quello che viene in più dici tu i è. primi posti, ben vengano, non si sa mai, può anche rischiare di vincere il campionato. Comunque l'importante è Questo rimanere in categoria, quindi puntare alla sicuramente salvezza, poi quello che viene in sì. più è ben gradito. Grazie, Sicuramente grazie a Peppe Latella. sì. Buonasera a tutti. Grazie, assessore.